casa dei campioni. E che casa oggi! Guardate, Ferrari, buongiorno innanzitutto, bentornata. Non hai messo un filo di ciccia, nonostante gli strepizi natalizi, siamo a 27, amore mio. Aspetto Capodanno. Sei già vestito da Capodanno, però. Sei già pronto. Allora, adesso dobbiamo parlare di Pietro Mennea. Io mi metto in ginocchio, perché quando parli di Pietro Mennea parli della storia. Il problema è, avrei tante di quelle cose da dire che esaurirei tutto quanto, per cui diciamo semplicemente che l'eccellenza italiana, che è la freccia del sud, in quanto agli ori, a tutto quello che ha fatto. Grandissimo atleta, inutile elencarli perché sono talmente tanti. Allora, pensa che lui era magrissimo, aveva addirittura un accenno di scoliosi, era impressionante quanto era magro, e quando era al liceo, all'istituto tecnico, ha iniziato a gareggiare con un suo compagno che lo batteva sempre e si chiamava Pallamolla. Questo compagno lo infastidiva parecchio perché lui voleva vincere, però colui che l'ha spronato al massimo è stato Tommy Smith, colui che ha vinto il record mondiale con l'oro 19,80 centesimi, e lui è riuscito a superarlo per ben 11 centesimi dopo un bel po' di anni. 19,83, se la memoria non mi tradisce. 83, sì. Oh, però poi la vita è fatta anche di incontri. A 17 anni ha incontrato Vittori, che... Vittori, che è stato il suo allenatore per tutto il periodo, per tutto il suo successo, finché lui non ha smesso di gareggiare. Pensa che Vittori, quando l'ha visto, ha detto: sei talmente magro che devi mangiare un bel po' di bistecche prima di iniziare ad allenarti. CBCR, cresci bene che ripasso. Esatto. E lui pensa che mangiava tantissimo, perché poi è uno staccanovista incredibile, ha sempre lavorato, si è allenato il triplo di quanto dovesse farlo, e mangiava tantissimo la sera perché non era mai a casa, era in un albergo, lo rimpinzava. E malgrado questo era sempre magrissimo. Mai un mal di stomaco, e soprattutto lui ci tiene a sottolinearlo: in 20 anni di carriera mai uno strappo, e questo è incredibile, forse l'unico al mondo. E arriviamo alla sua vittoria indimenticabile a Città del Messico. Cosa succede? Allora, lui andò all'Universiade a Città del Messico ricordandosi appunto del suo mito di Tommy Smith, ma non sperava assolutamente di batterlo. Nel momento in cui si è messo a gareggiare ha dato il meglio di sé, non sa ancora come, perché è stato veramente incredibile, ed è riuscito, come abbiamo detto, per 11 centesimi ad ottenere il record del mondo. 19,72. Tra l'altro hai detto bene il numero, perché lui ha letto 1,972, ha detto: ma non siamo nel 1972, perché non gli sembrava di aver vinto. Poi ha visto che tutti sono corsi ad abbracciarlo e ha realizzato. E quando è che ha realizzato, a proposito di realizzare, di essere entrato nella storia? Guarda, ma lui mi ha detto che è stato tutto talmente graduale, perché ha vinto talmente tanti titoli poco alla volta, persino quando era alle Universiadi, non solamente l'oro, che non se n'è quasi reso conto. È stato un percorso che è venuto fuori naturalmente. Però è da sottolineare proprio la sua volontà, perché malgrado il fisico lui proprio ha insistito nell'allenarsi giorno e notte. Vita sentimentale, è felicemente sposato da una decina d'anni, e è sposato con un'avvocatessa, e infatti anche lui, che ha preso tantissime lauree, con lei esercita in uno studio. Dove vivono? Vivono a Roma. In dove? In una bella casetta, non possiamo dire nel dettaglio dove, perché vabbè, ovviamente c'è la privacy, ma la vedremo. E allora andiamo, vai! Benvenuti, vi stavamo aspettando. Venite. Questo è il nostro soggiorno, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo quando torniamo dal lavoro. Passiamo il tempo guardando dei film e qualche volta guardiamo le gare a cui ho partecipato. Ora ci siamo accomodati sul premio olimpico. Spiega perché il premio olimpico. E questo è... Io mi faccio delle sdraiate qui la sera a vedere la televisione su questo premio della medaglia d'oro delle Olimpiadi di Mosca. A me hanno dato un premio di 8 milioni di lire all'epoca, e con quel budget ho comprato 6 poltrone. Ogni tanto mia moglie poi mi ricorda, dice: che dobbiamo fare di queste poltrone? Possiamo buttarle? E io gli dico sempre: attenzione, ma che vuoi buttare il premio olimpico?
Questo è il mio studio dove vengo di solito a leggere, a scrivere e a rispondere ai miei fans. Qui invece ci sono alcune foto di noi prima e dopo il matrimonio. Qui per esempio siamo a Cozumel in Messico, qui siamo a Santo Domingo e qui invece c'è una foto che ci ritrae insieme alla mamma di Pietro. Questo è un fumetto che mi è stato regalato dalla scuola media Fermi, dove viene raccontata la mia vita da parte di questi bambini, e qui c'è la fase in cui io vinco la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Mosca. E allora, Roberta, con Vittorio proprio un rapporto strettissimo. Con Vittorio un rapporto molto stretto, l'ha seguito per tutta la sua carriera. Lui ha detto che però dal punto di vista umano purtroppo non c'è stato il rapporto che c'è attualmente con gli allenatori. Forse perché l'aspetto psicologico all'epoca era poco curato. Bravo. Superstizioso o no? Sì, pensa che quando poteva metteva sempre le stesse magliette, gli stessi pantaloncini e le stesse scarpe che aveva usato nelle gare precedenti, ovviamente finché riusciva. E ovviamente anche lavandole, ci mancherebbe altro. Però ecco, Mennea è stata una persona che ha sempre diversificato, non si è mai fermato su una posizione, ha sempre investito in altri settori, in altre attività. Sì, è vero, anche perché a 36 anni ha smesso con la sua carriera sportiva e ha preso ben 4 lauree, pensa un po', incredibile ma vero, per cui è una persona molto colta che scrive anche diversi libri, ha vinto diversi premi per i suoi libri, è stato tra l'altro anche direttore generale per un anno della Salernitana, sì. E tra l'altro si batte molto per la difesa dei bambini, si batte per il fatto che non utilizzino troppi farmaci e poi è contro il doping, per cui insomma fa tantissime inevitabilmente cose. L'incontro più divertente della sua vita, ne avrà avuti tanti, ne però ne ha avuti tanti, quando era a Las Vegas l'anno dopo che ha vinto il titolo del mondo con il pugile Cassius Clay, al quale hanno detto guarda ti presentiamo l'uomo più veloce del mondo, lui l'ha visto e ha detto ma tu sei bianco, e lui ha detto eh sì però dentro sono nero e sono molto più nero di te. Allora torniamo a casa della Freccia del Sud, Pietro Mennea, andiamo. Questa è la nostra stanza da letto e qui ci sono due foto del nostro matrimonio, che è carino un aneddoto che è capitato, perché noi ci siamo sposati il giorno del compleanno di Pietro e lui, che non voleva far sapere che si sposava, ha detto ai suoi amici che si avrebbe fatto una festa per il suo compleanno, quindi molti sono arrivati pensando di trovare una festa e invece hanno trovato un matrimonio. Era il nostro matrimonio. Io ho cominciato a Barletta sfidando macchine veloci di grossa cilindrata sui 50 metri, quindi io a piedi e la macchina, quasi sempre vincevo io. Poi dopo ho cominciato a fare le prime gare. I miei genitori non mi hanno né agevolato né ostacolato, mi hanno lasciato fare perché avevano come figlio una persona responsabile. Ed eccoci qua seduti sull'altro pezzo del premio olimpico. Questa è la medaglia che ho vinto nel 1980 a Mosca. Poi c'è la medaglia del record del mondo. Questa è una medaglia di cui vado molto fiero perché ho battuto il mio mito Tom Smith. Un saluto a tutti gli amici di Mattina in Famiglia. Un saluto particolare a Tiberio e Roberta. Allora, che cosa invidia oggi Pietro Mennea agli altri atleti a livello internazionale? Il fatto che guadagnino veramente tanto, dice giustamente sono soldi meritati, ma lui pensa che quando è diventato detentore del record del mondo ha guadagnato solamente 5 milioni delle vecchie lire. Oddio, però all'epoca insomma erano bei soldi, certo, oggi soldi, una cifra di Bolt, 10 milioni di dollari, è una cifra stratosferica, all'anno. Iperbolica. Sì. E cosa direbbe a un ragazzo che oggi volesse intraprendere la sua attività? Prima di tutto che il fisico non è fondamentale, lui lo dimostra, è importante la volontà, ma poi soprattutto che il doping non serve a nulla. Lui ha iniziato che pesava 68 kg, dopo 20 anni pesava 69 kg, ha preso solo un chilo. Soprattutto non si è mai strappato e qualcosa questo vorrà pur dire. Significherà. Grazie allora Pietro Mennea per l'ospitalità e grazie l'amicizia Pietro, che ci ha concesso. Buon anno a tutti. Buon anno tesoro, scavalcamento di campo, abbracciamoci, baciamoci, che poi dicono... Dai, e adesso ciao a tutti. Guerra.